Salve a tutti, da parte mia, da parte di Paolo Minucci, nuova puntata di Moda e Benessere, davvero un appuntamento molto importante che apriamo parlando di cappelli. Abbiamo qui ospite dei nostri studi la modista Stefania Belfiore, che ringraziamo e salutiamo. Buonasera, ecco, salve a tutti. Parliamo di cappelli, abbiamo anche un tavolo con tanti modelli preparati per l'occasione, mentre tra poco avremo anche il piacere di vedere le immagini della boutique dove si trova a Pescara. Lei è milanese, però ormai è pescarese a tutti gli effetti. Ma come nasce la passione per i cappelli? La passione nasce da bambina, perché già indossavo il cappellino a 3 anni con grande disinvoltura. Quindi avevo già una predisposizione alla passione della moda, dell'accessorio e delle cose belle con gusto. E strada facendo nella vita ho fatto altro, però ho sempre coltivato le arti manuali e quindi qualche anno fa, per una serie di coincidenze, ho scoperto proprio il cappello, come si realizza il cappello, ed è stata una passione così travolgente che ho deciso di cambiare completamente il mio stile di vita, dedicarmi a questo mestiere e riprendere proprio l'antico mestiere della modista. Ecco, quali sono, signora, le difficoltà pratiche nel realizzare un cappello, un bel cappello? Allora, un bel cappello bisogna appunto conoscere le varie forme, i vari materiali da utilizzare, e ne sono veramente molteplici. Bisogna capire l'anatomia della testa, bisogna saper individuare il cappello giusto da far indossare alle persone, perché ogni cappello è adatto ad uno di noi. Ci sono tanti modelli, tante tipologie di cappello, e quindi bisogna saper modellare il feltro, la paglia, lavorare il tessuto, modellare la tela cinema, che è una classica tela usata dai cappelli inglesi, e poi bisogna avere molta cura nella decorazione e nella rifinitura, che deve essere molto dettagliata e precisa per realizzare un cappello di qualità. Ma è possibile fare brevemente, ovviamente, la storia del cappello e come si è evoluta, certo, la moda, la cultura del cappello fino ai nostri giorni? Il cappello, diciamo che come elemento funzionale, nasce dalla preistoria. Poi il cappello come vezzo di bellezza lo vediamo intorno al 700 in Francia e nell'800 in Inghilterra, dove addirittura le signore indossavano i cappelli sulle parrucche, molto maestosi, molto ricchi di dettagli. E in quell'epoca il cappello ha cominciato a definire lo status symbol delle persone, quindi in base al cappello si capiva di che ceto sociale appartenevano. E poi diciamo che nella fine dell'Ottocento sono nate le prime industrie, dai primi Novecento ha cominciato a dettare la moda, quindi con delle famose modiste, ricordiamo Madame Paulette in Francia, Elsa Schiaparelli, loro hanno proprio definito la moda con i cappelli, adeguandosi ovviamente alle esigenze del momento, e quindi c'è stato un cambiamento repentino in quei decenni, nel cappello molto più semplice durante il periodo della guerra, che doveva coprire ovviamente i capelli delle signore che non avevano la possibilità di lavarseli spesso, come turbanti e cloche, piccoli cappellini come il pillbox, il classico tamburello che veniva appoggiato sulle acconciature cotonate degli anni 50-60, e quindi ci sono stati grandi cambiamenti fino, diciamo, agli anni 70, dove apparivano cappelli molto grandi, vistosi, ingombranti, però che comunque determinavano come deve essere personalità e la rivalutazione della donna e la sua femminilità in tutti gli aspetti. Corsi e ricorsi storici, dunque abbiamo parlato dell'esperienza in Francia, in Inghilterra, però il Made in Italy resta davvero un punto focale. Sì. Siamo maestri anche in questo settore, lo vogliamo ribadire anche in questa circostanza? Certo, noi siamo grandi maestri in tante arti artigianali, tra cui quella del cappello, che però ultimamente, negli ultimi anni, soffre moltissimo.
soffre. Soffre, vabbè, a parte i problemi che abbiamo a livello economico, di crisi, di globalizzazione, però negli anni è successo che i giovani non si sono più avvicinati a questo mestiere. E quindi le aziende hanno fatto fatica ad avere il cambio generazionale, hanno fatto fatica con la crisi ad evolversi tecnologicamente e quindi hanno riscontrato grandi problematiche appunto a livello globale con concorrenza. Oltretutto la donna, io parlo della donna, poi si rivolge anche all'uomo questo discorso. Anche però, perché ultimamente anche gli uomini hanno iniziato... Sì, forse l'uomo ha portato un po' di più il cappello della donna proprio come elemento funzionale, invece io parlo del cappello come accessorio estetica, di bellezza, sì, di estetica, e quindi diciamo che negli ultimi anni la donna, con la vita che fa, quindi indossare il casco, le cuffiette, salire e scendere dalla macchina, si va di corsa, e poi pare una sciocchezza, però è un dettaglio importante, si va in un locale, in una pizzeria, in un ristorante e non c'è nemmeno l'attaccapanni per la giacca, figuriamoci dove possiamo appoggiare il cappello. E quindi è diventato un accessorio fastidioso. Ora io sto seguendo appunto un corso di formazione nelle Marche, che è il comprensorio, il distretto più famoso al mondo internazionale del cappello, dove è nato il cappello di paglia, perché ci tenevo a valorizzare e quindi a arricchire le mie competenze dalle maestranze del luogo che hanno appunto un'esperienza storica. Comunque il cappello resta un accessorio che può far fare la differenza. Molto fa la differenza, perché comunque è un accessorio che di primo impatto si vede, perché è sulla testa. Certo. Quindi diciamo che determina la personalità della persona e lo stile. I cappelli sono di vario genere, quindi possono essere indossati piccoli, grandi, in base allo stile dell'abbigliamento che uno mette normalmente, però sempre con gusto e esaltano la personalità della persona. E ci sono anche di tutti i costi, di tutti i costi, di tutte le forme, di tutti i materiali. Ovviamente è un elemento che deve essere rivalutato e per questo bisogna parlarne, perché le persone vanno anche educate ad indossare il cappello. Per implementare la cultura del cappello, ma che cosa consiglia a tutti quei giovani alla visione e all'ascolto? Oggi quali colori vanno? Quali cappelli sono indicati per stare sempre alla moda? Allora, le mode cambiano ovviamente e quindi i cappelli si adeguano in base alle mode. Ora, quest'anno sono di tendenza, vabbè, i classici berretti baseball per i giovanissimi, e per le ragazze invece cappelli a tesa molto larga, morbida, fluida. E poi ci sono i cappelli da cerimonia per le signore e quindi sono tornate in voga le velette, le classiche velette. E poi vi faccio vedere qualche esempio qui di cappelli. Per quanto concerne i colori, i colori allora quest'anno sono molto colori pastello e il bianco e il nero come sempre. E invece per il 2018 abbiamo dei colori più decisi, quindi il rosso e l'arancio che spezzano sul grigio e sul nero, e i cappelli animal, con tessuti animal. Abbiamo portato qui nei nostri studi alcuni cappelli, li vogliamo presentare brevemente perché purtroppo il tempo stringe. Sì, certo. Allora questi, vabbè, sono alcuni esempi per far capire come vengono realizzati i cappelli in vari materiali. Quindi questa è una paglia fine, modellata a mano, perché ci sono delle tecniche abbastanza complesse, realizzato un fiore con intagliando il tessuto con cui viene fatta la pochette. Quindi si fanno gli abbinamenti tra borsetta, cappello e altri piccoli accessori, tipo fiori di seta da abbinare sull'abbigliamento. Tutti fatti a mano. Tutti fatti a mano, ogni petalo è tagliato, modellato e montato a mano. Questo è un accessorio da sposa. E questi sono i piccoli cappellini chiamati fascinator in stile inglese, dove vengono appoggiati come il mio lateralmente e quindi possono essere indossati per tutto il tempo anche nei luoghi chiusi. Sono molto eleganti? No, perché vede, io oggi non è che sono molto eleganti, sono molto sfiziosi, sì, e comunque danno quel tocco di originalità e di personalità del questo proprio stile. Sì. Certo. Andando avanti. Questo invece è un gran cappello da cerimonia, sì, realizzato con la tela inglese Sinemei,
rifinito con dei dettagli particolari. In quel tipo di cappello va indossato ovviamente in una situazione, una circostanza adeguata, perché è impegnativo. Invece questi sono cappelli che si possono portare con grande disinvoltura. Anche per tutti i giorni? Sì, diciamo okay. Di sì. Chiudiamo con questo cappello. Questo è un cappello che è artistico, perché è stato realizzato da me ovviamente per presentarmi a Stephen Jones, che è il modista. Chi sarebbe? Il modista della regina d'Inghilterra. Ah, complimenti. Uno dei più famosi modisti al mondo, e quindi mi sono voluta rappresentare a primo impatto con il Made in Italy sulla testa, e quindi ho realizzato il Colosseo in feltro, tutto intagliato, le finestrelle sono tutte intagliate a mano, e ho fatto centro perché l'ho capito al volo e mi ha fatto i complimenti. Per quanto riguarda appunto lo stile, sono i grandi stilisti che magari mettono sulle passerelle le tendenze degli anni a venire. L'ultima sfilata di Missoni è stata molto importante, perché lui ha fatto indossare dei piccoli cappellini rosa alle modelle, proprio per evidenziare la femminilità contemporanea e quindi fare una protesta politica per i diritti delle donne e del tutto ciò che le circonda. E io vi ringrazio molto, e mi potete trovare in un atelier a Pescara. E sono in partnership con Black & White, che ha aperto un nuovo punto vendita in via Lago Isoletta, e sono seguita dalla manager Gabriella Chiarappa delle Salon della Mode, perché promuove il Made in Italy a livello internazionale. Con questo è tutto, ringraziamo la modista Stefania Belfiore, grazie per tutto quello che ci ha detto di molto interessante, grazie a voi per averci seguito da casa. Moda e Benessere proseguirà subito dopo lo spazio pubblicitario. Moda e Benessere con la Moda Capelli dell'AIPU a Montesilvano con Raniero Di Nardo. Parliamo un po' di questa organizzazione che si sta distinguendo nel tempo e negli anni. Sì, non a caso siamo qui dal 1971, abbiamo vinto diversi campionati del mondo, non stiamo qui ad elencare campioni del mondo o campioni italiani. Con Pier Filippo Francia ricordiamo un grande risultato. Sì, sì, attualmente è il direttore generale qui, bisogna ricordarlo. E siamo qui ad impartire non lezioni, ma a collaborare con dei ragazzi per farli crescere professionalmente. Va tanto di moda ultimamente il barber shop. Prima nessuno praticamente voleva fare la barba, oggi è un ritorno alle tradizioni. Come definirlo? È una cosa nuova, però rivisitata. Però per fare ciò bisogna avere un locale adatto, bisogna avere le attrezzature adatte, bisogna vestirsi in un certo modo, bisogna fare un certo tipo di lavoro, però bisogna avere un certo bacino di utenza. Perché per fare certi lavori, ad esempio la barba, non puoi perdere un'ora e mezza per prenderti 5-10 euro. Quindi il bacino d'utenza deve essere molto molto ampio, deve essere una grossa città, perché veniamo a parlare di soldi, cioè di una barba anche di 30-35 euro. Quindi non a caso, se non hai un grosso bacino d'utenza, è una nicchia di persone che benestanti, diciamo, però dove si può addirittura gustare anche un tipo di whisky o un cognac particolare, quindi parliamo di un prodotto di nicchia. Molti si improvvisano, però i risultati non saranno quelli dovuti. Ma lei ci crede in questa nuova moda? Come tutte le mode passano. Poi con Giuseppe Francia parleremo anche dei colori, dei tagli che vanno di moda in questa stagione, ma oggi come oggi presso il vostro centro c'è veramente voglia di documentarsi, voglia di studiare, voglia di applicarsi in questa professione davvero molto affascinante e che regala davvero tante soddisfazioni. Sì, i ragazzi vengono, però come i ragazzi di oggi hanno fretta.
hanno fretta e vogliono tutto e subito. In questo lavoro non è possibile, perché bisogna fare, non diciamo la gavetta, però bisogna costruire dalle basi per andare oltre. Non si può improvvisare, cioè non si può fare fumo, perché dopo alla lunga si viene a scoprire che non hai imparato niente. Lei è un grande professionista del settore, ecco, dall'alto della sua esperienza che cosa ci può dire? Che bravi parrucchieri, bravi coiffeur, ci si nasce o ci si diventa? Ci si nasce, diciamo, l'estro, perché noi qui diamo le basi. Le basi le diamo a tutti, dopo l'estro personale è una cosa personale. Però se non hai le basi non vai da nessuna parte, non puoi andare oltre. Perché puoi improvvisare oggi. Oggi puoi anche saper fare un taglio di tendenza e domani che la moda cambia, come la mettiamo? Dove vai? Cosa fai? Cioè, bisogna studiare. Non bisogna mai dire io sono arrivato, no, tu sei un allievo tutta la vita, perché la moda cambia, mano a mano che cambia la moda, cambiamo anche noi nel modo dei capelli. Sempre con i piedi per terra, umiltà alla base di questa professione. Questo praticamente si sente di dire ai tanti ragazzi che si affacciano a questo mondo? Sì, sì, tanta umiltà e voglia di imparare. Il resto viene da solo, cioè, tutti possiamo fare. La sede dell'AIPU qui a Montesilvano è aperta tutti i giorni, quindi porte spalancate a coloro che vogliono intraprendere questo nuovo lavoro, questa nuova professione, con autentici professionisti, anche ex campioni del mondo, a disposizione tutti i giorni. Sì, sì, noi abbiamo dei maestri che sono a disposizione per tutto e tutti. Anzi, tengo a sottolineare che da domenica prossima, domenica e lunedì, vengono da tutta Italia qui ad allenarsi per il campionato del mondo che si farà a settembre in Francia, a Parigi. E quindi la domenica e lunedì di tutta l'estate noi siamo qui. Quindi chi è interessato alla cosa può sempre telefonare. Con Peppe Francia e Lorenzo Di Martino nei locali dell'AIPU di Montesilvano, io inizierei subito a coinvolgere Peppe Francia, campione europeo 2015. Allora, verso quali vie è indirizzata la moda? Allora, la moda è indirizzata sempre più in alto. Noi in questa realtà lavoriamo soprattutto con le basi tecniche, perché cerchiamo di formare i ragazzi da quello che è l'inizio, l'ABC, diciamo, del nostro lavoro. Però non tralasciamo la moda, che oggi come oggi è quella che ci contraddistingue. Ecco, lei è il responsabile del settore femminile. Quali sono i tagli e i colori che consiglia alle ragazze di oggi? Sì, allora, i tagli, diciamo, restiamo sempre su delle forme piene, dei bob tendenzialmente molto, molto morbidi, diciamo, non stravolgiamo molto la moda, diciamo, stiamo con dei bob morbidi e dei colori molto, molto tenui, cioè adesso non si colora più in modo aggressivo, cioè si va sempre su questi degradé, questi, chiamiamoli chatouche, comunque molto, molto leggeri, perché andiamo più che altro a valorizzare la bellezza della persona e anche la sobrietà, quindi andiamo sempre con delle pieghe molto vogue, molto morbide, linee morbidissime. Sincerità per sincerità, sono più esigenti le giovani o le meno giovani? Beh, guarda, è brutto dirlo, le giovani sono esigenti, però le meno giovani non si dovrebbe, ma sono quelle che comunque riempiono sempre i saloni, perché le giovani riescono a essere belle già, diciamo, di loro, mentre le signore sui 40 sono quelle che riempiono i saloni oggi come oggi. Di Martino, con il ritorno dei barber shop, bisogna dire che esigenti sono anche gli uomini. Molto, il settore maschile è molto in crescita in questo momento, specialmente con i tagli razor, old school e con le barbe. Infatti molte linee di prodotti, anche internazionali, hanno fatto tutta una linea maschile. E noi cerchiamo qua di portare avanti partendo dalla base e poi arrivando al settore moda con i macchinetta. E l'anno prossimo faremo anche un corso con l'aiuto di Peppe dell'Air Tattoo. Vi state intanto già preparando per i prossimi mondiali in Francia, un appuntamento davvero importante che ha visto anche in passato uno dei vostri rappresentanti, oggi responsabile anche dell'AIPU, vincere il titolo più ambizioso. Sì, l'AIPU Montesilvano sarà presente ai campionati mondiali a Parigi, avendo la fortuna di avere qua un allenatore che è del posto, che è Pier Filippo Francia, che ha vinto il mondiale 2010 e allenatore come allenatore del 2014. Allora siamo
belli gasati e tosti. Ecco. E grazie a Peppe anche, che lui segue quello femminile, lui è anche campione europeo del settore, come abbiamo detto. Ai giovani che si volessero avvicinare a questa professione, una professione davvero molto interessante, quella di acconciatore, una professione che richiede tanti sacrifici, ecco, che cosa si sente di dire Peppe Francia? Beh, io dico di cavalcare, diciamo, la passione, l'onda che si ha, cioè la passione che si ha per questo mestiere, anche perché oggi avvicinarsi a questo lavoro è bello, ma è comunque molto, molto faticoso. Quindi non dobbiamo, diciamo, pensare che faccio questo mestiere, faccio il parrucchiere, faccio lo stilista, ci si arrivi in un attimo. Ecco, bisogna fare una trafila per arrivare poi... La cosiddetta gavetta. Sì, ma per arrivare, diciamo, ad essere preparati su tutto, perché oggi la moda è cambiata totalmente, quindi c'è un'esigenza maggiore e una concorrenza maggiore, quindi bisogna essere preparati in tutto. Riccardo Stocco è il responsabile femminile dell'AIPU, ecco, come cambiano le tendenze, come cambia la moda in questo settore? Allora, la moda innanzitutto cambia sempre, però io vado sempre sulla base della moda. Si sono partiti da dei tagli base, come facciamo qui nell'ANA, e poi vengono sviluppati a seconda delle tendenze attuali. Basta guardare magari anche la televisione e accorgersi di come la moda cambia. Però, tornando al nostro discorso ANAM, noi diamo sempre la base per poi darla sulla moda attuale, che cambia sempre, specialmente con le stagioni che arrivano, con l'estate, poi quando arriva l'autunno c'è sempre un cambio, però la base è importante, ecco perché per me il riferimento scolastico ANAM è importante. Poi la moda è anche quello che a noi piace e che ci fa stare bene, però la base è importante e poi le tendenze ci sono, basta guardarsi in giro. Ecco, ma nello specifico quali sono i tagli e i colori da consigliare per questa calda estate 2017? Ah, per quello che vedo io e posso consigliare, secondo me con quest'estate 2017 la moda, i colori, più si colora e più è moda. Colorare, ecco, colorare di più i capelli. Adesso si vedono molti colori fantasia, cioè più ci sono colori, più si abbina la cliente a seconda del periodo, e questa è la moda attuale. Colorare, colorare molto di colori di fantasia. Cerca il bollino prezzo amico Federcasa e mostrando la tua tessera alla cassa potrai usufruire di vantaggi e sconti che l'associazione ha concordato per te. Terza parte del programma Moda e Benessere, sempre negli studi di Pescara del dottor Marco Membrino, per parlare di senologia. Quindi parliamo dell'importanza della prevenzione, oggi come oggi determinante, fondamentale per pianificare la vita, non è così dottore? Buongiorno, certo, sicuramente la visita senologica è uno strumento molto importante nelle mani del medico per prevenire, quindi per soprattutto individuare e curare poi in seguito le patologie della mammella. Non parliamo solo di patologie gravi, ma anche di patologie comuni, che sono quelle più frequenti. Anche perché si dice che prevenire è meglio che curare. Ma una visita senologica in che cosa consiste? Certo, la visita senologica è abbastanza semplice. Dopo aver accolto la paziente, quindi un approccio abbastanza rilassante con la paziente, si procede ad un primo esame, che è quello anamnestico. Si raccolgono i dati, quindi un questionario, quindi tutto ciò che la paziente ha vissuto in passato e quindi la sua storia clinica, diciamo, storia clinica sia della mammella, delle mammelle, che sia del, diciamo, un po' in generale. Si parla dunque di ereditarietà di alcuni mali, di predisposizione a certe patologie? Certo, l'ereditarietà è un fattore molto importante, quindi la genetica entra anche in questo caso a pieno nel discorso della senologia. Ci sono delle patologie molto gravi che sono molto legate alla genetica e quindi al DNA. Una delle patologie più diffuse è senz'altro quella della neoplasia alla mammella. Certo, diciamo che la neoplasia mammaria conta circa 48-49 mila casi l'anno in Italia e parliamo di un terzo delle patologie neoplastiche che colpiscono la donna.
una funzione molto importante, diciamo, del senologo è quello di indirizzare il paziente alle cure. Per cui la funzione importante è il management, cioè la capacità di gestire la patologia. Ecco perché è fondamentale rivolgersi a un senologo e non agire di testa propria. Per fortuna che in molti casi si riesce a venire fuori da un male così brutto, da un male così terribile, però come si diceva prima, meglio prevenire. Allora, come prosegue la visita senologica dopo questo questionario, questa serie di domande a cui si sottopone la paziente, come si va avanti? Certo, si visualizzano gli esami precedenti effettuati in precedenza e quindi si fa anche una raccolta della parte clinica, della storia clinica della paziente, dopodiché si procede nella visita vera e propria. La visita manuale, semiologica che il medico effettua, la visita è molto importante perché mette in risalto l'aspetto proprio del tessuto mammario, sia superficiale che interno. E con la palpazione praticamente andiamo a individuare se ci sono poi strutture all'interno che sospette da poi identificare e visualizzare con gli strumenti che abbiamo a disposizione, come l'ecografia. Quali sono le malattie più frequenti che avete riscontrato e che si riscontrano in queste visite senologiche? Diciamo che la patologia mammaria prevalentemente è benigna. Diciamo che la patologia mammaria neoplastica è molto rara, diciamo. Anche se abbiamo tanti casi l'anno, ma è abbastanza rara, per fortuna. Per cui quello che più si riscontra sono patologie benigne, quindi infiammazioni, noduli benigni, come potrebbe essere un fibroadenoma, come possono essere delle alterazioni diciamo ghiandolari che poi portano a dolori mammari, quindi come le microfibrocisti, eccetera, praticamente. Quindi la maggior parte delle malattie vengono curate, per fortuna. Certo, diciamo che la cura nella patologia mammaria benigna è abbastanza semplice e quindi è effettuata in maniera abbastanza di routine. Quante malattie sono di carattere ereditario e quante derivano da una errata alimentazione, ma anche da usi di comportarsi, usi di vita anomali? Ecco, sì, diciamo che l'ereditarietà entra, ha un ruolo importante, però non è così, così vasta, diciamo, la sua azione. Mentre invece le abitudini sia alimentari che comportamentali sono molto più importanti e agiscono in maniera più diretta sulla patologia stessa della mammella. Come e quando consigliare e a chi soprattutto una visita senologica? La visita senologica, essendo un esame abbastanza semplice, abbastanza non invasivo, soprattutto non invasivo, è possibile effettuarla sin dalla giovane età. Come prima visita conviene farla già dalla pubertà in poi, insomma, proprio per avere già un discorso di come la struttura mammaria stia crescendo e stia evolvendo. Per le neoplasie invece il discorso si alza per quanto concerne l'età. Certo, riguardo la prevenzione per la neoplasia mammaria, se c'è un discorso di familiarità, l'età per gli esami di prevenzione vanno affrontati in età un po' più bassa. Quando invece non ci sono familiarità, fattori di rischio particolari importanti, l'età standard è sui 40 anni. Dai 40 anni in poi si cominciano a fare le mammografie e quindi se ne fa uno ogni 18 mesi all'incirca. Tra una mammografia e l'altra, queste diciamo, sono le linee guida della senologia, si effettua un esame ecografico e una visita senologica. In genere si dice, dottor Membrino, che nelle regioni del nord si ha più una cultura della prevenzione, quindi ci si sottopone maggiormente a certi test diagnostici. In Abruzzo come siamo messi? Siamo ancora una regione considerata del sud o possiamo avere delle ambizioni per guardare alle regioni più sviluppate del nostro paese? Certo, riguardo la senologia, secondo me il problema è inteso molto, proprio tanto, anche in Abruzzo, per cui siamo molto vicino alle regioni del nord. Ecco, che cosa possiamo dire per sensibilizzare, stimolare ulteriormente l'opinione pubblica a stare attenti proprio al discorso della prevenzione, quindi per farsi visitare?
Certo, è importantissima la prima visita senologica, perché nell'ambito della visita senologica non abbiamo solo un medico che ci sta visitando, ma abbiamo un medico che ci dà dei consigli e su come procedere anche in futuro per quanto riguarda la prevenzione. Per cui è fondamentale effettuare almeno una prima visita senologica. Anche in questo campo la tecnologia ha fatto dei passi in avanti eccezionali negli ultimi anni, è vero? Certo, certo. Riguardo l'ecografia abbiamo degli strumenti molto avanzati, quindi, ma quello che è più importante sono invece gli strumenti che riguardano la mammografia e gli strumenti che poi servono per la detection più avanzata. Per cui è fondamentale quindi eseguire costantemente questi esami di routine. Si dice, soprattutto negli ultimi tempi, che i giovani sono più sensibili a questi discorsi e che è davvero problematico far entrare in una certa mentalità le persone, le donne soprattutto, che hanno superato i 60 anni di vita. Lei riscontra questo dato? Certo, diciamo che è un argomento molto delicato, la senologia, soprattutto le mammelle per le donne sono... Perché riguarda l'intimità, certo, riguarda la propria privacy. Molto per la privacy, per cui spesso queste cose qua magari tendono a frenare un pochetto per quanto riguarda, ecco, le visite e gli esami da fare, però in realtà con la paura delle malattie gravi si supera anche questo problema e quindi ci si dedica più volentieri alla prevenzione. Nel suo ambulatorio di via Orazio a Pescara, dottore, lei ha trattato nel corso degli ultimi tempi qualche caso particolare legato alla senologia? Sì, i casi ne capitano frequentemente, casi molto semplici da risolvere, che però per la paziente magari sono problemi seri, perché problemi quotidiani, fastidi, eccetera, e come possono invece capitare casi di entità molto più importante da indirizzare direttamente poi in un centro di senologia dove avviare automaticamente le cure importanti. Anche perché in questo settore, soprattutto nella nostra regione, abbiamo centri di eccellenza come Ortona, il professore Cianchetti, che si è distinto anche a livello internazionale. Certo, abbiamo la fortuna di avere un grandissimo centro di eccellenza riguardo alla senologia, però a tal proposito vorrei dire qualcosina, soprattutto alle pazienti. I centri di eccellenza servono per curare le malattie importanti, non servono per fare prevenzione, non servono per recarsi dal centro di eccellenza solo per problemini banali. Per queste cose qua ci sono i senologi, rivolgetevi direttamente ai senologi, perché la problematica di affollare il centro di eccellenza poi toglie le cure primarie, le cure importanti a persone invece che ne hanno bisogno. Per cui è fondamentale capire questo concetto, che la malattia seria va affrontata seriamente, la malattia banale è sufficiente dedicarcisi in maniera costante. Doverosa puntualizzazione da parte del dottor Marco Membrino, medico chirurgo che ha impreziosito ancora la nostra puntata di Moda e Benessere. Abbiamo parlato di senologia, speriamo che questi casi a lieto fine possano continuare, perché ultimamente abbiamo registrato tanti casi, purtroppo triste, ahimè, tanti casi che meritano davvero di essere approfonditi. Quindi ringraziamo e salutiamo il dottor Marco Membrino, ringraziamo voi per averci scelto da casa. Moda e Benessere tornerà puntuale la prossima settimana. Per un'estate da protagonista, iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico. Miss Adriatico. 337 91 71 11. 337 91 71 11.